C'è un peso che un uomo deve accettare. È il peso creato dalle sue azioni passate. Ed è un fardello che non può essere rimosso. Imparare a contare le carte in galera per evitare di pensare, rivestire le camere d'albergo di anonimi teli bianchi, giocare a poker con l'implacabile regolarità di un orologio svizzero, vincendo ogni partita. Così si consuma la vita di William Tell, ex militare dell'esercito americano ed ex detenuto per reati che ancora ne imprigionano la coscienza. Dopo la condanna a 10 anni di prigione, ho imparato a contare le carte. Come hai fatto? La sua esistenza è tormentata da fantasmi inquieti e incubi spaventosi che solo l'azzardo professionistico sembra tenere in sospensione, almeno fino all'incontro con due personaggi capaci, loro malgrado, di risvegliare il disagio della sua anima. È feroce e magnifico The Card Counter, titolato in italiano Il collezionista di carte, che equivale al 21esimo lungometraggio sceneggiato e diretto da Paul Schrader, opera strutturata su una scrittura granitica e sul rigore di una regia ad essa coerente, intrisa di quelle tematiche care all'autore di tanti capolavori della New Hollywood e non solo. La colpa, l'espiazione, il tentativo di perdono e redenzione umana in parabole esistenziali vissute nella solitudine di personaggi antieroici, vittime del malessere generato sui frantumi del sogno americano, tradotto ormai in incubo. Sei stato il capro espiatorio. Devi mollare l'osso. Viaggiate insieme. Lui è un mistero. Non fa dunque eccezione il percorso di Tell, interpretato da un intenso Oscar Isaac, complesso sintomo di un sistema che ne ha fatto emergere la natura violenta, sopita solo nel rimorso e nell'isolamento forzato. Ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. Hai presente l'andare in tilt? Come quei flipper. Chiunque può andare in tilt. Con uno sfondo politico-militare di drammatica attualità che l'autore lascia nel flashback o nei sogni del protagonista, The Card Counter è l'ennesimo e prezioso contributo di Paul Schrader alla grande narrazione cinematografica americana, quella capace di unire arte e politica nel segno della migliore immaginazione umanista.